Spero che il pranzo sia stato di vostro gradimento. Ricominciamo le presentazioni con un programma piuttosto fitto. La prima presentazione, differentemente dal programma che avete in mano, è di Marco Porcaro di Geomercato e seguirà Giuliano Nocio del Tecnico di Milano. Il progetto di Geomercato, adesso poi Marco vi racconterà più in dettaglio di cosa si tratta, ci sembra un progetto molto molto interessante perché riesce a coniugare di sicuro un interesse, una focalizzazione sul food e sull'alimentazione, che è un tema che a noi è molto molto caro. Prima di tutto perché ci piace mangiare, e secondo perché questa cosa si chiama pane, web e salame, e perché noi lavoriamo in questo settore ormai da tempo. Geomercato riesce a coniugare un interesse per il food con l'applicazione di quelli che sono i principi più recenti e probabilmente più interessanti, tra cui la geolocalizzazione e anche probabilmente l'acquisto di gruppo in qualche modo. Quindi lascio la parola a Marco Porcaro e ti ringrazio. Grazie, buongiorno a tutti. Parto dalla presentazione a raccontarvi cosa è e cosa fa Geomercato. Geomercato è una piattaforma per la vendita di prodotti agricoli a chilometro zero. E quindi ha come obiettivo quello di creare. Stare sul tappeto per la diretta. La pubblicità? Non davanti al proiettore, perché. Ok. Va bene, non ve la voglio far vedere la presentazione, adesso però sarò in difficoltà con procedere con le slide, ma ce la faremo. Per la vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero, quindi crea sostanzialmente gruppi di acquisto virtuali, però in maniera particolare, cioè verificando e facendo incontrare la produzione, cioè la disponibilità di produzione sul territorio in funzione della domanda e quindi degli utenti che sono iscritti al Geomercato. I prodotti che si trovano sulla piattaforma Geomercato sono sostanzialmente prodotti di stagione, essendo a chilometro zero prodotti locali, vengono venduti ai produttori, quindi quello che è disponibile nel campo nel periodo di consegna sostanzialmente. Quindi non è un supermercato, sfrutta in maniera completamente diversa. Anche se va a soddisfare comunque una gamma sufficientemente ampia di articoli per la spesa quotidiana, quindi possiamo trovare formaggio, frutta, verdura. Una delle caratteristiche importanti di Geomercato è che non è che siamo noi che compriamo dai produttori e rivendiamo i loro prodotti al consumatore finale, ma praticamente abilita i produttori stessi a vendere direttamente all'utente, quindi il rapporto è praticamente diretto. I vantaggi per l'utente per Geomercato sono sostanzialmente quelli di avere la disponibilità e accesso a prodotti freschi, a dei prezzi vantaggiosi, tracciabili e la possibilità appunto di ricevere settimanalmente a domicilio comodamente, direttamente dalla cascina che si trova magari a 30 km da casa, la propria spesa. Per i prodotti agricoli c'è la possibilità di vendere quindi dei margini sostanzialmente più fair, cioè rispetto a quelli che hanno solitamente, che so, con una grande distribuzione piuttosto che con grandi catene. I volumi, nel senso che spesso queste aziende hanno già una vendita diretta, fanno ad esempio dei mercati agricoli, oppure appunto sono organizzati in cascina per vendita diretta. Questo per loro è un canale alternativo di vendita e già il mercato li va a soddisfare. Tutte quelle lacune che hanno in termini di conoscenza e competenza, sia legato all'e-commerce e a tutto l'aspetto della logistica che non è per niente banale. Altri vantaggi sono appunto che li lasciano anche concentrati sulla parte produttiva. In questo momento c'è una grossa moda di vendita diretta, per il produttore agricolo comunque è un impegno dove si trova impegnato nell'atto di vendita, quindi non è nei campi a produrre o in azienda o forza produzione. Il mercato si fa carico appunto di aggregare la domanda e di formattare in maniera molto precisa per il produttore tutto l'aspetto del processo di vendita che si sta muovendo. Poi ovviamente ci sono anche i vantaggi sociali che potete immaginare, che sono quelli appunto del fatto che i prodotti comunque percorrono pochi chilometri di strada, si utilizzano spesso produttori medio piccoli, non produttori industriali, che quindi tendenzialmente usano produzioni di tipo biologico oppure di lotta integrata, quindi anche
allora che sia produttiva. È controllata. La sfida che stiamo portando avanti con Geomercato, e comincia a entrare nel nostro sull'argomento che magari può interessare più anche a voi, da uditori tecnologici, e poi magari vi farò qualche domanda su questo aspetto, è la sfida del modello logistico. Mentre attualmente la grande produzione o praticamente quasi è organizzata con punti di aggregazione di produttori e consumatori con piattaforme di distribuzione di soldi, sul mercato verso la piattaforma, la sfida di Geomercato, grazie alla tecnologia, grazie a internet, grazie alla geolocalizzazione, è quella di, usando una piattaforma algoritmica che c'è dietro il back-end, sostanzialmente, quello di riuscire a costruire percorsi di consegna che vadano a soddisfare le esigenze dell'utente che registra il mercato e vuole la consegna alle ore 18, tra le 18 e le 20 del giovedì, e andando a ad intermediare tutti quegli attori che ci sono tipicamente in una filiera classica, che quindi creano l'efficienza piuttosto che i costi non giustificati. Questa è un po' la sfida che stiamo cercando di portare avanti. Altro aspetto molto importante è che, grazie a questo algoritmo che è di ottimizzazione dei percorsi che abbiamo sviluppato, siamo in grado di arrivare a stimare con una tolleranza di 15 minuti, salvo causa di forza maggiore, la consegna a domicilio. Quindi l'utente sa esattamente più o meno quando gli verrà fatta la consegna, cioè che sono le 18 e 15. Questo è un vantaggio molto forte perché come ci sono diverse ricerche a riguardo, che gli utenti vorrebbero fare molti più acquisti di e-commerce anche legati al food, però a condizione di sapere esattamente, oppure avere un certo grado di conoscenza sulla data e l'orario di consegna della merce a domicilio. Perché è un limite, cioè dare una disponibilità, cioè stare a casa tutto il giorno, aspettare la spesa, può diventare un po' fastidioso. Quindi il modello dell'aggregazione della domanda di Geomercato, che in questo momento è disponibile a Milano e provincia, è quello di andare, appunto, come facevo vedere prima, di andare a trovare, di mappare, cioè di trovare i produttori sul territorio e di cercare anche gli utenti che sono comunque all'interno di un percorso sostenibile del veicolo nel corso delle consegne. Questo impatta su tutta l'attività di comunicazione e di utilizzo dei social media, piuttosto che di modelli di interazione che stiamo sviluppando per aggregare la domanda in maniera efficiente anche per noi, sostanzialmente per la piattaforma stessa. Non possiamo fare comunicazione a livello nazionale, non possiamo, in questo momento, non possiamo, quindi tutte le nostre tecniche e strategie di comunicazione su internet, sui social media, sono funzionali a georeferenziare, geolocalizzare tutta l'attività di comunicazione e il word of mouth che c'è tra chi fa effetto alla spesa e anche tramite produttori agricoli, per andare a uniformare la capacità produttiva intorno alle aree che ci interessano, di distretti che serviamo, e anche andare a concentrare poi la domanda e quindi la richiesta di spesa in singole aree sul territorio. Chiaramente, se io arrivo in un condominio e invece di avere una famiglia ne ho 12 che fanno gli ordini, per me è molto più vantaggioso, riesco a fare efficienza, addirittura posso lavorare su abbassare i costi per l'utente per la consegna del cibo. Quindi, appunto, come dicevo, in questo momento il mercato è presente a Milano e provincia, quindi c'è una forte concentrazione visibile anche attraverso il nostro sito degli utenti che sono registrati, sono fortemente concentrati nella zona di Milano e provincia della comunicazione, ma c'è solo lì. Il nostro obiettivo è di svilupparlo a livello nazionale a breve, e già adesso, come vi ho rappresentato in maniera abbastanza semplice, c'è già una domanda che si sta sviluppando, sempre che sia minimamente portata da noi, perché non abbiamo perso il tipo di attività in questo senso, a livello nazionale di tutto il territorio. Quindi per entrare un po', per darvi a condividere con voi qualche elemento di riflessione sull'attività con cui ci troviamo a controllare tutti i giorni, il nostro tema è comunicare in maniera più fortemente geolocalizzata per fare cosa? Per arrivare a creare una massa critica di users che ci permettano di incrementare in maniera però coerente con il nostro business il bacino di utenza da raggiungere, chiaramente concentrare il più possibile la domanda in funzione poi della distribuzione dei produttori sul territorio. Quindi cosa facciamo per fare questo? Utilizziamo i canali che sono attualmente disponibili, che abbiamo a disposizione prevalentemente su internet ma anche offline. Quindi social media, cioè quindi andiamo a stimolare l'aggregazione della domanda anche utilizzando Facebook, Twitter,
attraverso i social media, in modo tale perché ci aiutano a geolocalizzare la comunicazione e sapere esattamente da dove arrivano i nostri potenziali utenti e realizzare con azioni di promozionali e virali attraverso Facebook la comunicazione, ovviamente. Piuttosto che nello sviluppo di partnership diretti con portali verticali sul territorio che sono fortemente connotati per che raggiungono i target che interessano loro. Ad esempio abbiamo una partnership con un portale milanese che si chiama radiomamma.it che sta dando grande soddisfazione per raggiungere in maniera efficiente ed efficace geolocalizzata il territorio. Appunto, c'è. Quindi per fare questo siamo presenti su tutti i canali che ci sono, che sono rappresentativi della parte, quindi su Facebook, Twitter, LinkedIn, su YouTube, e anche se il presidio forte è chiaramente sui primi due. Quindi, questo ci permette anche di comunicare non solo verso, tenete conto che la nostra comunicazione non va solo verso l'utente finale, ma verso anche i produttori agricoli. Quindi sono dei canali ottimi per. Anche per interagire anche col mondo dei blogger, con media, giornalisti, che hanno un utilizzo del mezzo abbastanza sostenuto e c'è la possibilità di scambiarci, confrontarci e di anche rispondere a domande che vengono spesso fatte, soprattutto veniamo sollecitati da utenti sul mezzo stesso. Una cosa che mi piaceva raccontarvi, e come facciamo, una delle tecniche che utilizziamo per geolocalizzare la comunicazione e tentare di aggregare domande in maniera geolocalizzata sul territorio, sostanzialmente. Quindi, sfruttando proprio anche le competenze che abbiamo sulla parte di ottimizzazione cartografica, utilizziamo una serie di sistemi di geolocalizzazione che permettono di utilizzare una volta che si registra di stimolarlo nel proporre al proprio vicino di casa, nelle aree che ci interessano in termini anche di superficie, la domanda, proponendo che so una promozione, regalandomi una spesa, regalandomi una consegna, però in maniera molto geolocalizzata, appunto. Già come concetto sentiamo di trasferirmi, cioè sarebbe meglio che lo dicesse a suo vicino di casa o al piano di sotto, se proprio lo devi dire a qualcuno, dillo a qualcuno che sta nel tuo quartiere che è vicino a te. Tramite la piattaforma siamo in grado di localizzare e quindi di attivare tutti quei meccanismi per cui riusciamo a erogargli le promozioni, cioè spazio sulla consegna, piuttosto che appunto. Questi sono strumenti che oggi sono disponibili e che tendono a viralizzare fortemente il messaggio del geomercato e a renderlo coerente con il nostro processo di istituzione. Online. È bellissimo anche l'offline. Nel senso che per noi è molto importante, ad esempio, usare, ci passo davanti, strumenti molto banali però che riportano la comunicazione online, che sono ad esempio flyer, di comunicazione che facciamo anche offline, nella buca delle lettere, nei palazzi dove facciamo le consegne, piuttosto che nelle cassette in cui effettuiamo la consegna. E anche questi strumenti sono fortemente efficaci per raggiungere un target e portare anche questo target sull'online e sul territorio, nelle zone e dove a noi interessa essere e a noi interessa raggiungere. Altri aspetti molto importanti è che stanno provando una grossa disponibilità, richiesta e interesse da parte anche delle aziende e istituzioni enti che sono interessati a rendere disponibile questo tipo di servizi ai propri clienti. O ai propri dipendenti, piuttosto che anche adesso stiamo facendo delle partnership anche con grandi costruttori che costruiscono villaggi, cioè grandi agglomerati di palazzi che vogliono dare al palazzo un servizio innovativo di approvvigionamento della spesa a chilometro zero. Anche questo li stiamo sviluppando proprio giornalmente. Sono per noi molto interessanti per raggiungere un target di ritorno localizzato e sensibile ad argomenti come la sostenibilità, il chilometro zero, ma anche tutto vantaggio proprio degli utenti dipendenti, cioè il fatto di comprare comunque prodotti freschi buoni e a dei prezzi ragionevoli. E anche questo è un aspetto che va presidiato, che stiamo presidiando e ci sta dando
grandi soddisfazioni.